nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre, del Signore e nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Oggi il nostro santuario è in festa perché celebra la solennità della Madonna Addolorata, festa patronale di questa Chiesa, ma è doppiamente in festa perché in questa Eucaristia accogliamo un nuovo confratello che è Don Sergio Stevan e a lui diciamo benvenuto tra noi. Accogliere Don Sergio in santuario significa per me accogliere un amico e un fratello carissimo. Abbiamo condiviso il seminario, abbiamo condiviso questi anni di sacerdozio. Tra l'altro, proprio in questo anno lui celebra il 40° di ordinazione, per cui oggi festeggiamo anche il tuo 40° e al termine della messa sarà distribuita la sua immagine dei 40 anni da prete. Don Sergio impareremo a conoscerlo, qualcuno lo conosce già perché è stato parroco a Settimo Milanese e decano del nostro decanato di Rho negli anni scorsi. Attualmente era parroco della comunità pastorale di Giussano in Brianza e decano del decanato di Carate Brianza. E saluto la mamma, la sorella, gli amici di Giussano e che vengono dalle parti di Giussano, davvero benvenuti anche a voi, che bello essere qui insieme a celebrare l'Eucaristia. Grazie Don Sergio per il tuo sì, grazie all'Arcivescovo che ti ha inviato tra noi. Questo è un luogo di annuncio del Vangelo, di accompagnamento delle persone, un luogo di evangelizzazione e vogliamo imparare anche da te, dalla tua passione per la parola di Dio, per l'accompagnamento delle persone. Sei un dono per noi. Grazie. E insieme celebriamo l'Eucaristia. Per celebrare degnamente questa Eucaristia in onore della Beata Vergine Addolorata abbiamo bisogno dell'amore del Signore, abbiamo bisogno del suo perdono, della sua tenerezza e della sua misericordia. Tu che ti sei fatto uomo per salvarci, Kyrie eleison. Tu che sei morto in croce per tutti gli uomini, Kyrie eleison. Tu che ci hai riaperto la via del cielo, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Thank you.
Preghiamo. O Dio, che volesti accanto al tuo figlio innalzato sulla croce la presenza della sua madre addolorata, fa che la Santa Chiesa, associata con lei alla passione redentrice, partecipi alla gloria del Signore risorto, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Leggi nel nome del Signore. Lettura del libro delle Lamentazioni. È divenuta come una vedova la grande fra le nazioni. Piange amaramente nella notte, le sue lacrime sulle sue guance. Dalla figlia di Sion è scomparso ogni splendore. Osserva, Signore, e considera come sono disprezzata. Voi tutti che passate per la via, considerate e osservate se c'è un dolore simile al mio dolore. Mi ha reso desolata, affranta da languore per sempre. Per questo piango, e dal mio occhio scorrono lacrime, perché lontano da me è chi consola. Ha conficcato nei miei reni le frecce della sua faretra, mi ha saziato con erbe amare, mi ha dissetato con assenzio. Il mio occhio piange senza sosta, perché non ha pace, finché non guardi e non veda il Signore dal cielo. Ho invocato il tuo nome, o Signore, dalla fossa profonda, poiché il Signore non respinge per sempre, ma se affligge, avrà anche pietà secondo il suo grande amore. Tu hai udito il mio grido, tu hai difeso, o Signore, la mia causa, hai riscattato la mia vita. Parola di Dio. Signore, tendi l'orecchio, rispondimi, perché io sono povero e misero. Custodiscimi, perché sono fedele. Tu, Dio mio, salva il tuo servo, che in te confida. Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera e sii attento alla voce delle mie suppliche. Nel giorno dell'angoscia alzo a te il mio grido, perché tu mi rispondi. Tutte le genti che hai creato verranno e si prostreranno davanti a te, Signore, per dare gloria al tuo nome. Grande tu sei e compi meraviglie, tu solo sei Dio. Lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Fratelli, io sono lieto nelle sofferenze che sopporto per voi e do compimento a ciò che, dei patimenti di Cristo, manca nella mia carne, a favore del suo corpo che è la Chiesa. Di essa sono diventato ministro, secondo la missione affidatami da Dio verso di voi di portare a compimento la parola di Dio, il mistero nascosto da secoli e da generazioni
ma ora manifestato ai suoi santi. A loro Dio volle far conoscere la gloriosa ricchezza di questo mistero in mezzo alle genti. Cristo in voi, speranza della gloria. È Lui infatti che noi annunciamo, ammonendo ogni uomo e istruendo ciascuno con ogni sapienza, per rendere ogni uomo perfetto in Cristo. Per questo mi affatico e lotto, con la forza che viene da Lui e che agisce in me con potenza. Parola di Dio. Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quell'ora stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleopa e Maria di Magdala. Gesù, allora, vedendo la madre accanto a lei e il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Parola del Signore. Sia lodato il Signore. La festa di oggi, la festa di questo santuario, ci invita a contemplare l'icona del Cristo morente che ci offre Maria. Ecco tua madre. E noi sappiamo che questo dono non è stato fatto soltanto a Giovanni, ma anche a ciascuno di noi. E vicino alla croce, dice il Vangelo che abbiamo appena ascoltato, Maria non dice neppure una parola. Viene detto che insieme ad altre donne
Maria stava. Però possiamo immaginare che Maria stava vicino alla croce del figlio morente e ci chiediamo, ma che cosa faceva Maria? Noi che siamo soliti ad avere bisogno di fare sempre qualche cosa, che cosa faceva? Senza ombra di dubbio, Maria piangeva. Maria sul Calvario comunica non con le parole, bensì con le lacrime. Oggi è la festa dell'Addolorata, perché appunto è domenica, ma oggi 17 settembre è anche, secondo la spiritualità francescana, la festa delle stigmate di San Francesco. Un giorno un contadino chiese a Francesco d'Assisi: «Cos'è successo, fratello? Perché piangi?» E Francesco rispose: «L'amore non è amato. Com'è possibile che gli uomini possano amarsi se non amano l'amore?» Nei Vangeli anche Gesù piange. E Gesù si carica della nostra condizione, si fa uno di noi, e per questo porta con sé anche le nostre lacrime. E quando Gesù piange, raccoglie e assume tutte le lacrime del mondo. Le lacrime sono qualcosa che talvolta mettono a disagio. Mi capita spesso, in questi 40 anni, tantissime volte, ho incontrato delle persone, a un certo punto, mentre si parla, la persona che sta davanti comincia a piangere e subito, sempre, automaticamente dice: «Mi scusi, ma non c'è niente per cui scusarsi quando si piange, perché le lacrime sono una comunicazione, le lacrime lavano il cuore. Le lacrime purificano le membra, le lacrime guariscono l'anima malata». Ecco perché io aggiungo a quello scusi, a quel disagio, dicendo: non c'è niente da scusarsi, è giusto così. Chi è venuto meno alla fedeltà, chi ha contraddetto il bene ricevuto, dovrebbe saper piangere. Ci sono momenti della nostra vita e della vita delle persone che non ci rimane altro che piangere. Ma saper piangere non è qualcosa da nascondere e neanche di cui vergognarsi, perché le lacrime che scaturiscono dai nostri occhi hanno a che fare con la grazia di Dio, che ce ne fa dono. Gli orgogliosi e gli arroganti non piangono mai. Gli ipocriti non riescono a piangere se non lacrime superficiali, interessate, capace un po' di fare scena. Le lacrime sono una grazia, perché sciolgono talvolta il cuore di pietra e vincono quell'aridità che ci rende rigidi, sterili e incapaci di compassione. Versare lacrime umanizza,
mentre non saper piangere è proprio disumano. Chi sa piangere comprende meglio gli altri. Nella vita spirituale si parla addirittura del saper chiedere nella preghiera il dono delle lacrime. Le lacrime, se ci pensiamo bene, sono un dono che attraversa tutta l'intera esistenza. Noi nasciamo piangendo, e guai se non fosse così. Ma il dono delle lacrime non è solo quando gli occhi piangono, ma anche quando a piangere è il cuore. E il nostro cuore si commuove davanti alla presenza del Signore. Io ringrazio il Signore per aver incontrato in questi 40 anni tante persone che hanno pianto, mi hanno reso più umano, mi hanno fatto sentire di più la grandezza, il valore del cuore dell'uomo. Il dono delle lacrime è proprio un regalo che Dio ci offre. Efrem il Siro, uno dei primi monaci della Chiesa, amava dire che un viso lavato dalle lacrime è indicibilmente bello. Dio infatti non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe. E la nostra vita può essere raccontata anche attraverso le lacrime, e non si tratta sempre e solo di lacrime di sofferenza, ci sono anche lacrime di gioia, di festa, di commozione luminosa, di notte oscura, di lacerazione, di abbandono, di pentimento, di contrizione, di pace, di serenità. Quando si piange, subito dopo si gusta una certa pace. Pensiamo allora alle nostre lacrime versate e a quelle che sono restate un nodo in gola. Dio le conosce tutte e le accoglie come una preghiera. Sì, perché talvolta le lacrime sono una preghiera. Abbiamo fiducia dunque, non nascondiamole mai al Signore. Sono un dono e segno di un cammino che cresce, e segno di una umanità che diventa sempre più sensibile, come l'umanità di Gesù e l'umanità di sua madre. Da quel momento, abbiamo ascoltato nel Vangelo, il discepolo che Gesù amava la prese nella sua casa. Potremmo anche tradurre così: l'accolse nella sua vita, nella sua intimità, tra le sue gioie, i suoi dolori. Anche noi accogliamo Maria nella nostra vita, accogliamola nel nostro cuore, accogliamola come nostra madre. E una madre è sempre capace di raccogliere le lacrime di gioia, di pentimento, di sofferenza e di speranza. E così sia.
Per intercessione della Beata Maria Vergine Addolorata, presentiamo ora con fiducia al Signore le nostre intenzioni di preghiera. Preghiamo assieme, ascoltaci Signore. Ascoltaci, oh Signore. Perché la Chiesa, in tutti i suoi membri, rimanga sempre unita a Gesù, anche sul cammino della croce, e impari da Maria Santissima a compiere la volontà del Padre, preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Perché tutti gli ammalati e coloro che soffrono, partecipando alla passione di Cristo, ottengono alla Chiesa grazie preziose, così come Maria ha portato a compimento la sua maternità spirituale nell'ora del Calvario, preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Perché ogni giorno ci convertiamo a Dio, morendo al peccato e all'egoismo, e impariamo a vivere nella carità e nel servizio del prossimo, preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Perché l'intercessione di Maria ottenga a tutti i defunti il riposo e la gloria del paradiso, ti preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Signore Gesù, che nel martirio della croce affidasti tua madre al discepolo amato perché l'assistesse in tua vece, dona anche a noi che per tua grazia ti siamo fratelli di essere veramente figli della Vergine Santa e accoglici tra gli eletti in paradiso dove tu vivi e regni nei secoli dei secoli. E nel segno della festa e della gioia ci scambiamo il segno della pace.
In comunione con tutta la Chiesa sparsa nel mondo, professiamo ora la nostra fede. Credo in un solo Dio, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato, nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. Per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, e salito al cielo siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Cogli propizio, Padre, l'offerta che oggi presentiamo al tuo altare, come ti fu gradito nell'immolazione del Calvario il cuore obbediente e fedele della Vergine Maria, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre qui e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. La sofferenza, come spada crudele, ferisce sul Calvario il cuore della Vergine Maria, mentre il Salvatore del mondo, appeso alla croce, libera i figli di Adamo dall'antica condanna e dischiude nel suo sangue le porte del regno. Nell'affrontare la morte per i nostri peccati, Cristo volle associare particolarmente la madre alla passione redentrice, perché ai figli impetrasse più copiosi i frutti del sacrificio. E noi, contemplando il tuo disegno d'amore misterioso e sapiente, invochiamo l'aiuto di questa Madre dolcissima e, uniti a lei a tutti i santi, ti eleviamo l'inno della lode perenne. Santo, veramente benedetto è il Signore nostro Gesù Cristo, Figlio tuo,
Egli che Dio infinito ed eterno discese dal cielo, si umiliò fino alla condizione di servo e venne a condividere la sorte di chi si era perduto. Accettò volontariamente di soffrire per liberare dalla morte l'uomo che lui stesso aveva creato. Con amore che non conosce confini, ci lasciò quale sacrificio da offrire al tuo nome il suo corpo e il suo sangue, che la potenza dello Spirito Santo rende presenti sull'altare. La vigilia della sua passione, sofferta per la salvezza nostra e del mondo intero, stando a mensa tra i suoi discepoli, egli prese il pane e, alzando gli occhi al cielo, a te Dio Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e, alzando gli occhi al cielo, a te Dio, Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Diede loro anche questo comando: ogni volta che farete questo, lo farete in memoria di me. Predicherete la mia morte, annuncerete la mia risurrezione, attenderete con fiducia il mio ritorno, finché di nuovo verrò a voi dal cielo. Mistero della fede. Mistero che celebriamo, Padre, obbedienza al comando di Cristo. Manda tra noi in questa azione sacrificale colui che l'ha istituita, perché la presenza del Figlio tuo in questo sublime sacramento doni pienezza alla nostra fede. E a noi che offriamo il vero sacrificio, concedi di comunicare alla viva e misteriosa realtà del corpo e del sangue del Signore. Degnati, o Dio, di accogliere questo sacrificio pasquale, uniti alla Beata Vergine Maria, Madre di Dio, a San Giuseppe, suo sposo, a Sant'Ambrogio, a San Carlo e a tutti i santi. Insieme con il nostro Papa Francesco e con il nostro Vescovo Mario, noi te lo offriamo con cuore umile e grato per la tua Santa Chiesa diffusa su tutta la terra, e radunata dalla potenza dello Spirito Santo nell'amore del suo Redentore. Te lo offriamo inoltre per i sacerdoti a te consacrati, per questo tuo popolo che in te ha trovato misericordia, e per i nostri fratelli e sorelle che ci hanno preceduto nella fiduciosa speranza della venuta del tuo regno.
serba scritti nel libro della vita i nomi di tutti, perché tu li possa tutti ritrovare nella comunione del Signore nostro Gesù Cristo. Con Lui e con lo Spirito Santo, a Teo Padre, l'onore, la lode, la gloria, la maestà e la potenza, ora e sempre, dall'eternità, per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma guarda la fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
Preghiamo. O Padre, che nella memoria della Beata Vergine Addolorata ci hai fatto partecipi dei sacramenti di salvezza, aiutaci a compiere in noi per la Santa Chiesa ciò che manca alla passione di Cristo tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli. Due semplici avvisi. Il primo è che oggi pomeriggio alle ore 16 si celebrerà qui in santuario la messa per gli ammalati, preceduta dal rosario alle ore 15:30. E poi l'altro avviso è che nel quadriportico dei padri è allestita una mostra molto interessante sull'inferno di Dante, della Divina Commedia. Invitiamo a visitarla, la mostra sarà allestita fino al 15 di ottobre. E poi ancora grazie, Don Sergio, per quello che ci hai detto, e tutti coloro che vorranno salutare Don Sergio dopo la messa si trovino nel cortile della casa dei padri. Uscendo sulla destra c'è un portone, entrate lì, c'è anche un piccolo aperitivo, così ci salutiamo tutti gli amici di Don Sergio. D'accordo? Davvero grazie di essere qui presenti, ci vedremo ancora altre volte. Poi faremo magari anche qualche foto di rito dopo la messa, insieme alla nostra Scuola Cantorum, che ringraziamo sempre del canto e dell'aiuto a pregare. E adesso donaci la benedizione del Signore. Prima della benedizione è giusto che io ringrazi il Signore, ringrazi la mia famiglia, mia mamma, mia sorella, che mi sono stati vicini in questo passaggio. Ringrazio molto la comunità dei padri che mi ha accolto, in particolare padre Patrizio, l'ha già detto lui, che siamo amici di lunga data. E quindi è bello ritrovarsi insieme e lavorare insieme per il regno di Dio, e questo è molto bello. Ringrazio per questa bella messa la nostra magnifica Scuola Cantorum col suo maestro, che ha reso solenne questa Eucaristia, gli amici chierici saggi che servono all'altare e poi tutti i volontari anche che si prendono cura del nostro santuario. Due ringraziamenti particolari desidero rivolgerli anzitutto agli amici di Giussano. È solo una settimana che sono qui, ma mi sembra così tanto tempo che ho lasciato Giussano, e quindi mi fa piacere rivedervi. Tutte le mattine vi porto qui quando prego davanti alla Madonna, porto le lacrime e le gioie di voi che siete stati l'ultima comunità del mio ministero e che certamente ricordo con tanto affetto. E insieme ricordo con tanto affetto anche gli amici di Settimo Milanese, che pure sono qui presenti, che non ho mai dimenticato. Anche loro tutte le mattine porto all'altare della Madonna. Se non mi sbaglio, mi permetterete questo particolare, ho intravisto presente l'ex sindaco di Settimo Milanese con l'ex parroco che sono io, e forse è qui per farsi un po' consolare, dato l'avvenimento di ieri sera che ha segnato profondamente la vita di molte persone. Per esempio, Patrizio ha detto, ci sono molti modi per gioire oggi, la festa dell'Addolorata, il fatto che sia arrivato. Io gioisco in più anche per la vittoria inesorabile di ieri sera, e quindi chiedo adesso al Signore di continuare a benedire tutti quelli che hanno vinto e anche un po' sconsolati quelli che hanno perso. Il Signore sia con voi.
chinate il capo per la benedizione. Il Dio misericordioso che per mezzo del suo figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo vi colmi della sua pace. Vi protegga sempre la Vergine Maria che ci ha dato l'autore della vita. A tutti voi qui riuniti per celebrare devotamente la festa della Beata Vergine Addolorata, conceda il Signore la consolazione dello Spirito e la felicità eterna. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su voi e con voi rimanga sempre. Andiamo in pace.